Ciao a tutti e bentrovati ancora con me Fabrizio Ferri, il vostro personal trainer. Allora, nel video di oggi vi mostro un tipo di esercizio molto interessante che prettamente lo fanno i maschietti in palestra, però si può fare anche a casa e comunque può essere anche indicato per un certo tipo di pubblico femminile. Sono le tirate al mento. Io vi metto tre varianti da fare con il bilanciere. Il bilanciere è dritto e la barra è Z, ovvero il bilanciere quello curvo. Poi con i manubri e con i cavi, dal capo basso tendenzialmente. Vi mostrerò diversi modi di eseguire il tirate al mento e poi vi dirò come sfruttare e in che tipo di programma inserire questa variante per allenare le spalle, appunto. Per qualsiasi informazione tranquillamente scrivetelo nei commenti, se avete anche da ridire scrivetelo perché sono ben pronto a rispondervi. Grazie ancora, buon video e andiamo con le tirate al mento. Partiamo subito con questa variante di tirata al mento fatta con la barra dal capo basso. Una versione molto semplice da svolgere: attacchiamo appunto la barra al moschettone in basso, mettiamo il carico e si parte. È senza dubbio la variante più comoda di questo esercizio. Andiamo quindi ad allenare il deltoide attivando correttamente anche il bicipite e l'avambraccio che ci servono come supporto ed il trapezio. Scoperti i muscoli da bersagliare, andiamo diretti a fare le tirate al mento con il bilanciere, la barra classica dritta. Allora, senza dubbio è la versione più conosciuta, però a parer mio è anche tra le più rischiose per l'articolazione. Reputo migliore quella fatta al capo basso per il semplice motivo che quando io aggancio il moschettone creo inevitabilmente una sorta di diagonale, seppur leggera, fra me ed il capo. Quindi basta fare un passettino indietro ed attivare molto di più tutti quei muscoli appunto appena citati e rischiare tantissime volte in meno l'articolazione. Il nostro obiettivo è di stare sempre bene, quindi entrare in palestra bene ed uscire meglio. Quando facciamo invece questa versione qua con la barra Z, che reputo altrettanto interessante quanto quella dal capo basso, che ci garantisce più stabilità e sicuramente più sicurezza, in quanto la diagonale dell'impugnatura non va così tanto ad incidere sull'articolazione come invece farebbe e fa quella con la barra dritta. Questa è appunto la sostanziale differenza fra quello che possiamo fare con magari la barra Z ed il bilanciere classico. Lo stesso esercizio lo ripropongo anche con i manubri, altrettanto liberi di esprimersi e di offrire sicurezza e comunque un buon allenamento alla spalla. Perciò, se hai problemi di spalle, io ti consiglio di fare la versione con i manubri o comunque con la barra Z. Se invece sei perfettamente in forma, vai tranquillamente anche con la barra dritta. Questo tipo di esercizi li puoi inserire in un percorso di allenamento per le spalle oppure inserire una di queste varianti all'interno di un circuito di allenamento. Grazie mille per aver visto anche questo video. Se ti piacciono i contenuti che pubblico, beh, non perdere tempo, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina e non perderti nessun aggiornamento. In più, se ti fa piacere, puoi continuare a seguirmi anche sui social. Su Instagram in questo periodo sto in grossa fase motivazionale, perciò ho creato una serie di post per spronare tutte quelle persone che hanno voglia di migliorarsi a prescindere dal fitness, ma proprio per la propria vita e nella propria vita. Ti ringrazio di nuovo, grazie per l'iscrizione, ci vediamo alla prossima da Fabrizio Ferri, il tuo personal trainer. Ciao!